l'idea di fare un film collettivo, realmente collettivo, in cui la figura del regista non esiste, è una delle sfide più impressionanti e più interessanti a cui io mi sia mai sottoposto. Tra l'altro è bello che entrino così e non di fronte. L'avevamo pensato, se vi ricordate. Il cadello parte da qua, entra qua dentro, in qualche modo. Lo livelliamo, eccetera. E arriviamo fino laggiù. Mi immagino la loro azione che stanno preparando e che prepareranno come scollata dall'entrata, me la immagino come qualcosa che nasce da quella entrata. Stiamo pensando di far venire la gente di Macao e fuori da Macao che voglia mettersi in gioco, che voglia partecipare. L'idea del progetto si definisce in maniera creativa e comune. Sì, senza toccare. Cioè, lì abbiamo bisogno di una pulizia più formale, di inquadrature più fisse. Non ce la faremo mai. Viene raccontato nella prima parte quella notturna, che però è sempre illuminata. Questa è una cosa che se riusciamo a mantenere anche durante le riprese. Si fa una ripresa molto larga, come in teoria ci dovrebbe essere, si riescono a vedere anche delle cose sopra. L'avevamo detto perché era la cosa che ci permetteva di vedere il posto anche, giusto? C'è una dissoluzione della volontà personale molto interessante. Ad esempio, Hitchcock faceva dei film in cui il primo tempo era una palla enorme, però poi il secondo tempo veniva fuori tutto una roba. Infatti ci manca un pezzo così integrato. Vabbè, ma andiamo avanti su quel discorso. Vabbè, ma non no, però Giacomo. In un dibattito a volte anche aspro, però sento che sta funzionando. Cioè, un carrello che si fa tutto un corridoio con l'intervallo della colonna, cioè, mi sembra, anzi, che dia un ritmo. Se poi si inquadreranno fra di loro, riconoscerai... Cioè, è bello questo. Anche di formati diversi, di qualità diverse, di colori vagamente diversi, cioè, secondo me questa cosa... Insomma, ogni tanto si legge, no, di film collettivi, però in realtà capisci che dietro c'è sempre stato qualcuno che si è nascosto, no? Che in fondo c'era un regista e poi dopo si è tirato indietro e ha detto vabbè, questo è un film collettivo. Ecco, io per la prima volta sento che questa volta riusciremo a fare un film collettivo realmente.